Un comune coltello da carne dalla lama di 15 centimetri. Sarebbe questa, secondo i primi accertamenti autoptici, l'arma del delitto, quella con cui è stata uccisa Perina Paganelli nel garage del condominio dove viveva a Rimini. 29 i fendenti sferrati in rapida successione al petto con un coltello da cucina, ipotizzano gli inquirenti, mai ritrovato. La relazione definitiva dell'Università di Ancona sul cadavere della 78enne arriverà a fine mese, aiutando a capire cosa sia accaduto a Pierina quella sera del 3 ottobre scorso, quando rientrava dalla riunione di preghiera con i testimoni di Geova e ha trovato il suo assassino dietro la porta a tagliafuoco del garage. Alcune contraddizioni emergerebbero dal racconto del vicino di Pierina. Un video della telecamera di sorveglianza della farmacia del condominio a 40 metri di distanza dalla rampa dove venne uccisa Pierina inquadra Luis poche ore prima del delitto, alle 19:30 del 3 ottobre. Il giovane cammina senza problemi, spedito, al contrario di quanto farà invece in pubblico nei giorni successivi, quando si mostra vistosamente zoppicante a suo dire per l'incidente avuto in motorino il 2 ottobre, il giorno precedente l'omicidio. Quindi Luis, che zoppicava davanti ai giornalisti arrivando addirittura a mostrare le bende, non zoppicava invece quando era da solo? Proseguono inoltre gli accertamenti su abiti e scarpe prelevati dalla scientifica a casa del giovane. Vestiti che Luis indossava il giorno del delitto, come mostra il video di sorveglianza della farmacia del condominio, ma che, tuttavia, il senegalese non aveva mai consegnato alla scientifica. Luis aveva dato alla polizia gli abiti indossati il giorno precedente, il 2 ottobre, non quello del delitto. Per quale motivo? Cosa hai fatto quella sera, il 3 ottobre? Sono stato a letto. Ho fatto un incidente con la moto. Sono stato all'ospedale con tutto il male che ho. Sono stato a letto con il ginocchio che mi faceva molto male. Gli inquirenti stanno passando al setaccio incongruenze e contraddizioni del suo racconto per vagliare attentamente tempi e alibi del giovane. Sull'alibi lui si è riferito che mentre Pierina veniva uccisa a coltellate nei sotterranei del garage, lui era sul divano a vedere un film, dolorante per l'incidente del giorno precedente. Ma qualcosa agli occhi degli inquirenti non torna.